Trasferta in terra messinese per Illicata, si va ad affrontare una squadra che viene da 6 vittorie consecutive, eppure Illicata ha sicuramente le sue carte da potersi giocare. Sicuramente abbiamo le nostre carte da andarci a giocare e sicuramente non faremo la vittima predestinata. Ce la andiamo a giocare come abbiamo fatto nelle altre trasferte, sappiamo di incontrare una squadra in salute, però ci abbiamo noi pure delle situazioni importanti. Mancherà per infortunio la marca, ma chi lo ha sostituito finora ha sempre fatto bene. No, questa è stata la nostra prerogativa da quando è iniziato il giorno di ritorno, nel senso che chi ha giocato non ha fatto rimpiangere chi è stato squalificato, chi è stato infortunato. Dobbiamo continuare su questa scia in quanto ancora ci sono 6 gare e dobbiamo tenere sempre alta la tensione e la concentrazione. Sicuramente sappiamo che un risultato importante a Messina ci potrà proiettare per quanto riguarda il finale del campionato a cercare di andare a ottenere una posizione importante. L'unica nota così negativa è la mancanza dei tifosi, ma l'osservatorio ha negato la trasferta ai tifosi dell'Illicata, soprattutto per i disordini che si sono verificati all'andata. Questo purtroppo lo sappiamo, la mancanza dei tifosi, perché in trasferta ci hanno sempre sostenuto. Purtroppo questa è una decisione che è stata presa da organi che a noi non ci competono, quindi accettiamo quello che dice l'osservatorio sportivo. Per quanto riguarda la situazione della squadra, dico che ce la siamo preparata abbastanza bene ed andremo là senza fare barricate, sicuramente per cercare di portare a casa un risultato importante.